Eccoci qua, terzo appuntamento di Wine on Air, Beautiful Vino, Simone Giramondi, Sommelier Ice di Wine Tales, racconti di vino, e stasera parliamo con Alessandro Martelli di Incontri. Incontri, un produttore estremamente interessante con cui io ho avuto modo di fare in passato un bellissimo evento. Non so se ti ricordi Alessandro, a Castiglioncello, dove abbiamo fatto incontrare il suo vino naturale alla storia dell'arte, quindi alla storia dell'iconografia del vino nell'arte. È un evento veramente molto, molto caldo, molto intimo, dove abbiamo fuso queste due discipline. E per chi appunto non ci avesse seguito nelle puntate precedenti, staremo insieme un po' di tempo, una quarantina di minuti. Potete fare le domande se avete curiosità, se vi vengono in mente delle cose da chiedere ad Alessandro, a Simone, potete fare delle domande direttamente qui nella chat e così poi facciamo un po' di conversazione. E direi che posso subito lasciare la parola a Simone che ci introduce un pochino il territorio nel quale ci stiamo muovendo stasera. Terza puntata dedicata alla Toscana, diciamo che non ne usciamo dalla Toscana, ma è giusto così perché è ovviamente una delle più importanti patrimoni ambientografici della nostra Italia. Terza puntata dedicata a questa regione, quindi mi scuseranno chi ha seguito tutte le puntate, qualcosa ripeterò in questa introduzione, ma è per contestualizzare questo mondo toscano che è fatto di storia come tutte le aree. Dal 1716 con il grande ducato di Cosimo III, le quattro grandi macroaree tra Chianti, Carmignano, Pomino e Valdarno Superiore, alla prima DOC italiana del 1963 con la vernaccia di San Gimignano, alla prima DOCG italiane del 1980, 40 anni fa, esattamente come me del resto, la mia stessa età, il Vino Nobile di Montepulciano e il Brunello di Montalcino, per due grandi macroaree, 57.000 ettari vocati alla produzione di vino soltanto in questa regione, due grandi macroaree, le colline della Toscana centrale e la costa tirrenica. Siamo ancora nella costa tirrenica, siamo ancora nell'area che va della Maremma. La Maremma è divisa fondamentalmente in due grandissime aree, quella grossetana e quella livornese nella quale siamo oggi. La costa tirrenica è fatta di grandissimi vitigni, di grandissime DOC, come per esempio il Morellino di Scanzano, come il Bolgheri, veramente delle eccellenze italiane importanti, ma andiamo nel dettaglio di oggi. Oggi andiamo nella Maremma Livornese, Maremma Livornese o Costa degli Etruschi, perché anche qui i necropoli e la storia si intreccia con il territorio. Una Maremma Livornese che ospita la cantina di oggi, che ospita tanta storia in un triangolo che va dall'Isola d'Elba, arrivare a Piombino, Plumbus, origine etimologica di questo nome, ovvero il pagamento dei dazi del piombo, appeso del piombo. Piombino, che è sicuramente il più importante centro siderurgico della Toscana ed è un polo molto importante per noi in termini economici. Poi andiamo a Castagneto Carducci, la nebbia e gli irticolli piovigginando sale. E sotto il maestrale urla e biancheggia il mare, ma per le vie del borgo dal ribollir di tini va l'aspro odor dei vini, l'anima a rallegrar. Non sono impazzito, è una delle belle poesie di Giosuè Carducci che muore proprio, che ha vissuto tanto tempo in questa cittadina della Maremma Livornese e che guarda caso parla di vino anche nella sua poesia. Muore nel 1907, data importante, ce lo ricorderemo poi dopo, perché è una data molto importante anche nell'ambito del vino naturale, altro argomento di oggi. San Martino è questa poesia che ho appena recitato per contestualizzare questo momento. Giuseppe Carducci, ricordiamoci che è stato il primo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura proprio nel 1906. Ma arriviamo a Suvereto.
il posto di oggi, Bosco dei Sugheri, quindi grande attenzione alla natura, Val di Cornia, tra l'altro Val di Cornia che è anche una DOCG importante, Bandiera Arancione e soprattutto uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi un gran posto per ospitare un'eccellenza anch'essa del territorio che fa vini Orange, di cui poi parleremo dopo, fa vini importanti e di qualità. Alessandro, raccontaci la tua azienda e poi parliamo insieme dei vini Orange. Allora, salve, ciao, sono Alessandro, vignaiolo ormai da 20 anni insieme alla mia famiglia qua a Sovereto. Mi definisco autoctono perché comunque sono nato qua e quello che a me piace trasmettere di solito agli ospiti che vengono a trovarmi, in questo caso diciamo, siamo un po' limitati in questa fase, è la sostenibilità e la naturalezza con il quale mi piace fare vino. Dietro di me c'è qualche botte, della mia cantina, e quindi, non posso finire tutte queste botti qua perché altrimenti il mio fegato ne risentirebbe troppo e quindi ecco, cerco sempre un aiuto, di Ma solito. guarda, io e Antonio ci offriamo volontari, senza problemi, arriviamo anche subito, anche perché il tuo backdrop è nettamente più bello dei nostri ed è veramente meraviglioso poter stare in mezzo a tutte quelle botti. Però se vuoi ci offriamo volontari per aiutarti a quest'opera importante di Di smaltimento. smaltimento. Esatto. E allora, invece, nella regione del Sangiovese, no? Sangiovese che copre l'11% della rete vinificata in Italia e che è il più grande, diciamo, vitigno coltivato in Italia, invece tu ti sei dedicato a un'altra grande area, no? Abbiamo parlato adesso di vini naturali, di orange wine. I vini naturali, vi ho detto nel 1907 prima, che è la data della morte di Giuseppe Carducci, che in quest'area ha vissuto la sua fanciullezza, vini naturali che nasce proprio intorno a in quel tempo, quindi intorno al 1907, a Montpellier, con oltre 600.000 vignaioli in piazza che al grido viva e lunga vita al vino naturale protestavano proprio per la cultura del vino naturale. Il vino naturale che non è nient'altro che un vino fatto con procedimenti naturali, quindi senza nessun tipo di agente esogeno all'interno in tutti i processi della vinificazione, dall'uva, dalla raccolta fino a poi la costruzione, tra virgolette, costruzione del vino. L'unico agente che si può utilizzare è l'anidride solforosa, cosa che discutendo con te prima di questo webinar mi hai detto che comunque non utilizzi neanche quel tipo di soluzione, proprio per rendere veramente naturale al 100% il tuo vino. Abbiamo parlato di orange wine, facciamo un piccolo riassunto di che cos'è l'orange wine, da dove arriva e cosa vuol dire orange wine. Intanto è un termine che è stato ripreso dall'antichissima tipologia e tecnica di vinificazione. Pensate che ci trasferiamo a questo punto nel Caucaso, andiamo in Georgia, andiamo nel 6000 avanti Cristo, quindi ripeto 6000 avanti Cristo, con dei vasi in argilla Kelvis che erano messe sotto la superficie del terreno e dovevano appunto assurgere al ruolo di vinificazione in questa tecnica così antica. Tecnica antica che è stata ripresa circa una ventina d'anni fa. E si è costruito, dice virgolette, il quarto colore del vino, quindi rosso, bianco, rosé e adesso anche orange. Chiariamo un aspetto: il vino orange è derivante da uve a bacca bianca ed è derivante non prettamente dall'utilizzo di anfore, anche se molti produttori di vino orange costruiscono il vino in anfora. E poi ne citiamo uno che è stato un po' il precursore, che vedete anche alle mie spalle. Una bottiglia, anche forse il più famoso sotto questo punto di vista. Il vino orange, e poi c'è un aneddoto interessante con Alessandro su questo produttore.
Il vino Orange è un vino realizzato con uva bacca bianca, dove il mosto in fermentazione sta più a lungo a contatto con le bucce rispetto a qualsiasi altro tipo di vino bianco. Questo contatto, che può essere sia di giorni ma anche di mesi, influisce sul sapore ma soprattutto anche sul colore del vino stesso. È chiaro che poi in alcuni casi, e non nel caso di Alessandro, perché vedremo che poi lui invece utilizza cemento e verificato per costruire il suo vino nelle botti, l'anfora determina ancora di più un colore rotondo, un colore ancora più orange, ancora più brillante al vino stesso. Però la prima differenziazione che bisogna fare è la costruzione del vino, quindi uva bianca, uva bacca bianca, che viene a contatto più a lungo in fermentazione con il mosto, bucce e mosto. Grande precursore italiano, Jasclo Grafner, che è andato in Georgia, è un produttore del nord Italia, che è andato in Georgia e ha preso la sua ribolla gialla, ha preso le botti, le anfore di vino, le ha portate nella sua terra di produzione ed ha provato a costruire un vino in anfora. Grafner poi ha aperto un po' le danze, tra virgolette, sul mercato, ha fatto scoprire questo diverso prodotto e adesso viene poi, parlando sempre di molta qualità all'interno di questo vino, perché è un vino che esprime qualità già proprio del metodo di vinificazione, e viene ripreso anche da Alessandro con il suo vino. Ho citato apposta Grafner un po' perché è il precursore dei vini Orange, soprattutto in Italia, ma ovviamente anche perché c'è un aneddoto carino, curioso, che magari ci racconti insieme adesso, giusto Alessandro? Sì, è carino perché anni fa, durante una degustazione, circa quasi 15 anni fa, mi trovo con un giornalista internazionale, assaggia questo vino bianco che io avevo da poco, diciamo, fatto con questa tecnica, assaggia e mi fa Grafner. Io a quella risposta gli dico ok, benissimo, però peccato che non sapevo minimamente, ignorantemente non conoscevo il metodo con il quale uno dei più grandi, forse il più grande produttore di orange wine italiani, insomma, faceva già da tempo. Comunque ho cercato di recuperare, mi sono messo a studiare e niente, ecco, insomma, faccio sempre complimenti al E poi ci produttore. raccontavi che hai fatto una degustazione abbinata proprio con i suoi vini, no? Come raccontavi stamane che hai fatto una. Anni dopo ho fatto una degustazione proprio dove c'era il mio vino e uno dei suoi vini e io ero presente fisicamente. Fra le altre cose, la platea era anche abbastanza interessata perché c'era 50-60 sommelier ice. Quindi insomma abbastanza tecnici e quindi le domande erano numerose e mi sono, diciamo, ho avuto da divertirmi, ecco, diciamo così. Per concludere il concetto di orange wine, poi ne parliamo insieme. È un vino che è molto complicato. È un vino che è complicato in termini anche di temperatura, di gestione della temperatura. È un vino che è distante dai canoni convenzionali del sapore, del gusto olfattivo e aromatico del gusto comune di un vino. E quindi, proprio per questo, è un vino molto complicato da gestire per tanti aspetti. Ed è un vino che esprime qualità, fatto più o meno in anfora, con tanto tempo di affinamento, anche nel tuo caso in botti di cemento vitrificato, ma sta dentro 3-4 anni solo in affinamento. Per un vino bianco è un tempo molto lungo, il contatto con le bucce è più lungo. Nel tuo caso utilizzi il vitigno vermentino. Vitigno vermentino, un vinino in bacca bianca che vede le sue origini controverse più o meno, ma dovrebbero essere collocate nella penisola spagnola per poi arrivare in Francia e poi
concentrarci sulla Liguria, su appunto la Maremma Livornese e chiaramente Corsica e soprattutto Sardegna con il Vermentino di Gallura, che è chiaramente di OCG, ma è la massima espressione di quell'area. In realtà poi il Vermentino proprio nella tua area ha una grossa tipicità ed è un vitigno molto importante, quasi quasi autoctono ormai, giusto Ale? Certo, è un vitigno che comunque si ritrova spesso nelle vecchie vigne qua di zona, poi è stato implementato con altri vitigni tipo Anzonica, Trebbiano o magari che erano anche già presenti anche loro. È il Vermentino, no Simone? È una semi-aromatica, quindi diciamo, si presta molto bene alla macerazione perché comunque dà, no, quel qualcosa in più dopo al vino, lascia per noi produttori delle fecce nobili sulle quali lavorare, movimentandole nel tempo, per poi dare comunque morbidezza che con la macerazione e l'estrazione del tannino ha, diciamo, messo un po' da parte, ecco, nei primi periodi di affinamento. Ti racconti un po' il tuo orange Ragazzi, wine? scusate, mentre voi parlate, io lo verso, Vai. così faccio anche vedere il colore. Voi Se magari alza un andate pochino il vedendo. bicchiere, bravissimo, perfetto. Ecco qua. E purtroppo per un problema logistico, Simone non ha ricevuto il vino in tempo, ma io fortunatamente sì, e Beh, quindi mi rifarò appena possibile e rifarai appena possibile. Ecco per qua. questo la mia Visto che parliamo di degustazione. questo bel colore, mi sembra giusto Sì. È farlo vedere. Ecco. un ambrato intenso, ecco, questo forse è la distanza poi con le fece, con il contatto tra mosto appunto e fece. Ale, ci vuoi un po' spiegare il tuo orange wine? Allora, questo è un Vermentino, come dicevamo prima, 2015. Vendemmia 2015, molto fortunata, quindi un'annata piacevole per la vite, ha dato degli ottimi grappoli. La macerazione è stata di pochissimi giorni perché comunque con un'esperienza pregressa non volevo estrarre troppo per poi non rischiare, per poi rischiare comunque di venderlo troppo in là nel tempo. Quindi un paio di giorni di macerazione sulle bucce, non è stato mai filtrato, quindi la limpidezza è data dal tempo e dall'ossigenazione che comunque avviene anche nelle botti grandi. Non c'è stata aggiunta di solfiti. Ha sviluppato comunque dei solfiti naturali che comunque in fermentazione si formano e volevo dare una linea ben precisa per far conoscere ancora di più questa tipologia di prodotto. Quindi quello che volevo ricercare, provare a trasmettere in questo vino, a parte, diciamo, tutta la tipologia di agricoltura che cerco di portare avanti, ma poi anche la bevibilità, la freschezza e allo stesso tempo la digeribilità e la longevità, no? Perché comunque voglio che sia un vino che va avanti per anni. Quindi ecco, ho dovuto necessariamente farlo affinare, come dicevo prima, su queste fecce che sono fini. Non è, le fecce non è altro che la rimanenza delle bucce che si è distaccata e che comunque rimane in sospensione nei tini e che permette di ingrassare, fra virgolette, un vino. Giusto per dare un'ulteriore spiegazione a chi ci ascolta, proprio il contatto con le fece è quello che regala il colore, anche sui rossi, su qualsiasi tipo di vino, più il contatto è prolungato e più il colore è intenso, è forte e si costruisce
in maniera più armonica, quindi un vino giovane, anche rosso, vuol dire che ha avuto anche un contatto molto, molto rapido con le fecce, ecco, molto più rapido con le fecce. Allora, Sì. ragazzi, io vorrei dare un input, una suggestione da non tecnica. Io non sono sommelier, però ecco, a me pare che questo vino sia, a parte Alessandro, per chi non lo conoscesse, stasera presenta un orange, un vermentino, faccio vedere anche bene l'etichetta perché lui è un grande sperimentatore, quindi ha una moltitudine di etichette, è un alchimista. Io la prima volta che sono entrato in quella cantina lì, ho avuto l'impressione di essere davanti a un alchimista, a qualcuno che sperimenta tantissimo. E poi questa vigna selvaggia, veramente bella. E questa coerenza, secondo me, si ritrova nel bicchiere. Cioè, a parte questo naso molto, molto sulle erbe spontanee e poi la frutta in bocca, ma l'atmosfera, quindi senza entrare in dettagli tecnici, è un po' quella. Estremamente è un vino artigiano, non so come spiegarmi, è un vino manuale, è il vino del contadino, il vino del nonno, però fatto bene, con tecnica. E questa è un po' l'impressione che mi porto. Non so se è soggettiva, Alessandro, Simone, o se effettivamente anche per la lunga storia questo vino è un po' un prodotto di questo tipo. Rispondo io un attimo, poi lascio parola ovviamente Alessandro. Hai raccontato il concetto di vino naturale. Il vino naturale non è altro che un vino artigianale, che non vuol dire fatto male, vuol dire fatto con metodi artigianali, vuol dire secondo natura, vuol dire naturale, e quindi non alterato da agenti esogeni. E quindi questo se corrisponde esattamente alla costruzione di un vino artigianale, hai raccontato proprio come dovrebbe essere fatto, quindi le caratteristiche dovrebbero uscire fuori. E poi chiaramente un vino deve sempre essere espressione del territorio, e quindi quello che tu hai detto correttamente, che ti ricorda il bouquet di sapori e di odori che ci sono all'interno della cantina, dovrebbe essere esattamente poi quello che si trova in un bicchiere quando un vino è fatto con il procedimento corretto di vinificazione. Giusto, Alessandro? Giustissimo, giustissimo. L'espressione del territorio è quello che comunque deve sempre, no, portare un vino nel bicchiere. In questo caso qua, io ho proprio cercato di ricreare in modalità moderna il vino che faceva mio nonno. Che facevano i suveretani negli anni 60, 70, 80, i primi vini che comunque ho conosciuto vedendoli sui tavoli della mia famiglia, degli amici. Questi vini bianchi che loro comunque chiamavano vini bianchi, ma in realtà erano orange wine. Erano arancioni come i gilet arancioni di Parigi. Quindi erano carichi, dati proprio questo colore carico dato proprio dalla macerazione sulle bucce. E la loro tecnica era proprio di fare macerare il mosto insieme alle bucce per 2 o 3 giorni. Appena iniziava la fermentazione, spremevano le uve e quindi facevano finire la fermentazione al mosto che aveva già preso quello splendido colore. Ecco, questo è il motivo per il quale ho deciso di realizzare questo vino. Antonio, Un'altra cosa raccontaci importante. quello che senti. Allora, visto che adesso in questo Scusa momento Simone, vai, dimmi. raccontaci quello che senti nel vino, quindi quali sono i sentori che senti di bocca, di naso. Allora, al naso principalmente questo bouquet di fiori, di erbe aromatiche, principalmente. E poi in bocca c'è un'ottima mineralità, quindi un vino estremamente fresco.
frutta, albicocca. La cosa poi interessante è proprio che è anche un po' una caratteristica di altri vini di Alessandro che ho assaggiato, è proprio questa sensazione che lui tra l'altro cita, che utilizza, no? Di un vino da pasto, cioè laddove a volte il trend è quello di nobilitare il vino astraendolo da un accompagnamento al cibo, e laddove anche per quello che ho intercettato, l'orange e il vino naturale è anche in parte un trend, no? Quindi, specialmente nelle grandi città, nelle metropoli, le enoteche dove si beve orange, dove si beve naturale, sono molto chic, no? E invece c'è questo ritorno all'origine che, ripeto, è un momento in cui la parte culturale del vino entra nel bicchiere, no? E queste sono origini dove in realtà è un vino da pasto, buono, versatile, caratteristico, ma che si smarca da tutta una serie di sovrastrutture, mode, trend, cioè è come se non fosse interessato a quella parte lì. E proprio il discorso di vino da pasto, secondo me, è molto interessante e probabilmente lo rende anche piuttosto versatile dal punto di vista degli abbinamenti. Non so, Alessandro, ecco, l'abbinamento è sempre un tema che interessa e ricordo a tutti i partecipanti di fare domande se hanno delle curiosità, ma un orange, tipicamente, come si abbina? E il tuo orange, il tuo vino da pasto, che intendiamoci, è un vino da pasto fatto con mestiere di altissima qualità, però che non disdegna le proprie origini rurali, no? Come si abbina? Allora, l'abbinamento perfetto, visto che è stato realizzato in collaborazione con ristoratori della costa livornese e con la cucina comunque livornese, a base di pesce, pesce anche un po' grasso, lunghe cotture, salse di pomodoro, estrazioni, comunque una cucina saporita. Sapida, con anche diciamo unta, come si dice qua, con dell'olio, con dei soffritti, con delle erbe comunque lasciate macerare. Ecco, questo è il tipo di cucina che si abbina meglio a questo vino qua. Io comunque non disdegno quando ho la possibilità un po' di pane. Magari preferibilmente cotta a legna, di grani come usano fare qua anche a Sughereto o comunque nei comuni limitrofi antichi, di un'agricoltura sana, macinato non troppo fine, quindi tipo 1, lievito madre se possibile. Magari di 2 o 3 giorni, lasciato riposare 10 minuti nel forno, un ripasso veloce di aglio sopra, ma leggerissimo, legge proprio per dargli quel che, e un pochino di olio nuovo. E poi magari come fa quel famoso artista, un po' di sale così, perché quello è un artista della carne, no? Quindi ecco, un po' di sale sopra e via. Ecco, questo è un aperitivo che si può fare magari in città, a Milano, spero di vederlo presto, un bel pane, aglio e olio, e quindi niente, io porto il vino. Vabbè, allora ti rispondo invece da milanese, anche se sono adottivo, perché in realtà sono nato a Roma, quindi ormai vivo a Milano da qualche anno. Sicuramente questa tipologia di vino, non entro nel dettaglio di quello di Alessandro per evidenti ragioni, è un tipo di vino, l'orange wine è un tipo di vino che va a sposarsi molto bene anche con un tipo di cucina fusion orientale. Quindi, per esempio, su un sushi questo vino sta molto bene. Anche per dare, non è livornese, perdonami, anch'io sono molto patriottico, ma in questo momento diamo anche una connotazione di come può stare bene un vino d'orange. Un vino orange può stare molto bene solitamente anche con un abbinamento fusion e quindi un sushi fatto bene, un sashimi fatto bene.
per proprio contrastare le caratteristiche organolettiche del vino in esame. Sì, Sei d'accordo? sono d'accordo. E come noi sono d'accordo anche tanti miei clienti che comunque usano questo vino per questo abbinamento, ecco, che è molto molto piacevole. Come ti poni proprio in questo tema, quindi nell'esportazione? Quanto è importante per te l'esportazione fuori dal mercato italiano? È un 95%, diciamo, dai. Di esportazione? Sì, è importante, sì. Per quali ragioni l'esportazione è così importante? Per un tipo di attività piccola, perché comunque la tua produzione è una produzione medio-piccola rispetto alle produzioni di altre cantine vinicole. Non lo so, questo secondo me è un fatto un po' generale. Cioè, le persone straniere di altri paesi tendono più a valorizzare un prodotto come faccio io rispetto agli italiani, ecco. Cioè, non so perché, o almeno forse è un fatto di cultura enogastronomica, ma non perché noi ne abbiamo meno e gli altri ne hanno di più, ma proprio per un diverso approccio e un riconoscimento diverso, ecco, questo è il motivo. Qual è il mercato di maggior successo per te fuori dall'Italia? Il Nord America, Nord America, Nord America. Nord America, appassionati comunque proprio di questo tipo di prodotto, mi ricercano annate molto vecchie, non è per me, non, essendo piccolo comunque, non è sempre facile mantenere sempre diverse bottiglie di annate vecchie, perché comunque poi a un certo punto c'è la necessità di proporre qualcosa come. Dice sempre un amico, mio collega, non si può bere tutto questo vino, ogni tanto qualche bottiglia bisogna venderla. Infatti, E quindi sai, serve anche per fare il conto economico, no? Come dire, l'azienda. ecco, Senti, Alessandro, quando si parla di vini naturali, alla fine si cade sempre, giustamente, nel merito della questione etica e della sostenibilità, cioè di un approccio, e di una visione del mondo, oltre che del vino. Quanto ha guidato e quanto guida il tuo progetto questo aspetto? Allora, questo aspetto cioè, lo guida totalmente. Ecco. Diciamo, il fare vino è il secondo aspetto. Il primo aspetto è quello comunque di conservare la fertilità dei miei terreni, la vitalità delle viti, diciamo, tutto l'ambiente circostante, quindi la biodiversità, fatta anche di noi esseri umani, degli ospiti che ci vengono comunque a trovare e di tutto quello che gira intorno. Questa viene chiamata oggi economia circolare. In realtà è comunque tanti anni che esiste questo modo, no? Di porsi, di vivere la natura. Tante aziende in Italia, in Toscana, anche qua a Suvereto, stanno portando avanti questo tipo di agricoltura. E per questo io comunque vado fiero di essere uno dei partecipi, no? A questa rivoluzione verde, ecco, così viene anche chiamata. Rivoluzione verde che sarà al centro dell'economia futura, perché in tutti i mercati, dal mercato dell'auto a qualsiasi altro tipo di mercato, la sostenibilità è un pillar fondamentale per qualsiasi azienda. Quindi dall'auto elettrica passando per il vino naturale sicuramente è la maggior chiave di lettura che i clienti sottolineeranno e valorizzeranno.
tanto più se si parla di millennium o di generazione XYZ, che sono molto molto attenti a questi tipi di dinamiche. Quindi sicuramente lo sguardo che tu dai è uno sguardo anche sul futuro, è importante. Una cosa, Alessandro, io prima ho parlato del tuo aspetto, o perlomeno come io ti percepisco, no? Come un alchimista, come un grande sperimentatore. Anche perché tu, insomma, ne provi di cose, no? Hai diversi prodotti. Ci puoi raccontare se ci sono un esempio di un esperimento riuscito particolarmente bene? Oppure, ancora forse più interessante, un esempio riuscito male, cioè un esperimento sul quale tu hai provato qualcosa, hai provato a spingere su un aspetto e però poi hai capito che poi il risultato non era soddisfacente. Certo, allora, il primo esperimento riuscito bene, parlo di questo vino qua, che ha due versioni. La prima è questa, che comunque ha affinato in botte grandi. La seconda ha affinato in bottiglia. Quindi subito dopo la fine della fermentazione, con un piccolo residuo zuccherino l'ho imbottigliato. Quel vino poi ha maturato allo stesso tempo di questo qua, però con evoluzioni completamente diverse. Questo comunque è un vino secco, teso. L'altro è morbido e ha anche una leggera effervescenza, quindi è vivace. Allo stesso tempo però è riuscito anche quello perché comunque diciamo, ha avuto i suoi estimatori e quindi niente, ne sono felice. Un altro vino invece che ho sperimentato negli anni e non è che non mi ha dato, è stato un errore farlo. Diciamo che non mi piace tanto a me, ecco, però c'è qualche estimatore comunque continua a farlo. È un vino rosso, è un Merlot con lunga macerazione e è fatto con il metodo Solera. Quindi io ho sempre una Spieghiamolo batteria per di bordo. questo metodo, perché è un metodo che utilizziamo anche per distillati importanti. Insomma, spieghiamo un attimo il metodo Solera con le botti messe Mi sei molto più bravo. Quindi viene fatto Vuoi con. spiegare? Vai, vai, vai tranquillo, vale. Abbiamo perso l'ale. Uso sempre le stesse botti dalle quali attingo per imbottigliare via via un numero limitato di bottiglie. E poi aggiungo dove ho levato il vino, del vino nuovo. Questo fa sì che la tipologia comunque di vino è sempre uguale a quella iniziale. Questo però mi dà un vino molto, molto carico, perché comunque sta anni e anni in questa botte. Ha determinate comunque caratteristiche. Qualcuno lo considera un liquore perché comunque ha 15 gradi e mezzo, e però niente, io dopo l'entusiasmo iniziale ho perso un po' l'amore per questo prodotto. Quindi per ora per me è, diciamo, un insuccesso. Però comunque ci sono, dicevo prima, estimatori che continuano a chiederlo. Io, ecco, lo faccio in maniera limitata per loro e niente, aspettando di rinnamorarmi nuovamente. Vediamo in futuro. Ottimo. Io, giusto per completare il metodo Soleras,
È un metodo molto importante, ho detto prima distillati erroneamente, scusatemi. Il metodo Soleras è fatto per costruire i vini liquorosi, il rum, il brandy. Se andiamo in Spagna, parliamo del Portogallo, lo sherry, il Madeira. È un metodo fatto a piramide, poi Alessandro l'ha spiegato correttamente, ma che serve proprio per costruire dei vini liquorosi. Quindi per questo magari il suo vino era giudicato come liquoroso. È un metodo molto molto interessante di costruire di vini liquorosi. Certo, sì, è così. Il Marsala è il principe del Soleras, non sono dimenticato. Ho parlato di Spagna, ho parlato di Portogallo, ho parlato di Italia. E Madeira. Certo, Madeira, sì, tanti sono. Rum, molti tipi di rum. Sì, vai. Comunque, Antonio, io penso che ci sono tanti spunti per andare poi a sistemare quella cantina, nel senso che lui ha bisogno che noi bisogna andarlo a trovare perché Anche, lo dobbiamo sì, ma aiutare. invitiamo anche Nisi. Adesso facciamo una mail a tutti i partecipanti di oggi. Ci vediamo tutti in cantina. Tanto ha detto che lo dobbiamo aiutare a svuotarla, quindi prendiamo in parola. Ah, perché sennò si butta. Peccato. Esatto. No, Penso che non può troverai sprecare molte mai persone. neanche una goccia di vino, eh. Esatto. Mai, Allora, mai, quello ragazzi, mai, eh. io ringrazio tantissimo Alessandro per essere stato qui, sono sempre delle storie molto belle e sicuramente ci rincontreremo in altri eventi fisici o virtuali. Grazie ovviamente a Simone, a Wine Tales. Chi vuole proseguire la discussione, ci possiamo vedere in una sorta di after show nel gruppo Telegram di Winee, Winee. Alessandro, se tu ci raggiungi lì, magari è una fitta community di appassionati di vino e si può continuare a fare due chiacchiere su Telegram. E per tutti gli altri, chiaramente, potrete rivedere il video di questa puntata su YouTube, sul nostro canale, e vi invito veramente a cercare incontri e dare un'occhiata, anche perché Alessandro tu hai un bel e-commerce, quindi volendo vi potete Vero. fare un'idea e contattarlo direttamente oppure andarlo a trovare quando sarà possibile. Io però volevo dire una cosa, Antonio. Intanto volevo ringraziare Alessandro e ovviamente sono stracurioso perché ormai di provare questo vino, ma semplicemente proprio per capire se poi corrisponde a questa bellissima struttura aziendale che ci hai presentato oggi. E quindi veramente tanto complimenti per la dedizione e per la qualità. E poi, come facciamo sempre spesso, oltre a ringraziare l'ospite di oggi, promuoviamo e introduciamo il tema della prossima puntata, no? Perché questa volta andiamo fuori dalla regione toscana. Dopo 3 lezioni sulla Toscana, parliamo di altro, parliamo di pino nero di alta qualità, parliamo di metodo classico. Parliamo di Pavia e parliamo dell'Oltrepò Pavese. Lo faremo con Scuro Passo, che è una realtà molto importante della zona di Pavia, e sarà un'altra occasione di condivisione con un altro imprenditore così attento alla qualità come Alessandro. E quindi faremo una bella sfida con Gravner, Ale. La organizziamo noi, faremo uno scontro al vertice, Gravner contro di te, va bene? Josklo contro te, va bene? Ci stai? Va benissimo, si fa la gara delle botti come qui a Suvereto Va viene bene, fatta. va bene. Grazie, Bene, grazie grazie a tutti i partecipanti, grazie Alessandro, Simone, alla prossima. a tutti. Grazie. Grazie, ciao 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 ciao. Ciao.